qua concentrato oggi nello sguardo. Signore, attenzione, ci sono all'inizio dello spettacolo, signori, 5 minuti dall'inizio dello spettacolo. La commedia avevo già pensato di metterla in scena 15 anni fa quando stavo al Teatro Stabile di Torino, però dopo molto pesare il pro e il contro, mi sembrava una commedia tutto sommato un po' troppo vicina al polpettone ottocentesco e così l'ho accantonata. Due anni fa, chissà perché, mi è venuto in mente, forse è proprio il momento di rifare, di tirar fuori il professor Bernardi. L'ho riletta e non mi è sembrato per niente polpettonesca, per niente ottocentesca, anzi mi è sembrata una commedia scritta oggi. Allora, cosa è successo? Chi è cambiato? Sono cambiato io, è cambiato ciò che chiediamo al teatro, un tipo di teatralità così lineare. E così, fra virgolette, tradizionale, come quella di Schnitzler, ha cominciato a prendere invece i connotati del classico. Ma... signor professore, non so che farci. Il dottor Adler avrebbe preferito che la diagnosi del professor Ebenwald fosse stata esatta. Ma caro dottor Fruchtfelder, lei fiuta tradimento dappertutto. Dove arriverà con la sua diffidenza? Buongiorno, signor professore. Buongiorno. Ho appena saputo dal dottor Oscar che avevamo ragione noi. Sì, caro collega. Il personaggio del professor Bernardi ha molti tratti in comune, anche proprio nelle vicende biografiche col padre di Schnitzler. Il personaggio, che è una piccola parte nella commedia, ma c'è del figlio del professor Bernardi, è una specie come di... come affettuosamente ironica riproduzione di Schnitzler giovane. Se vuoi dirle ancora qualcosa. Sì. Scusami, caro Cyprian. Vorrai pazientare? 5 minuti. Una moribonda, signor professore. Ah, 17.000. Quindi è nello stesso tempo, certo, un'opera di invenzione, ma anche un'opera della memoria di Schnitzler, no? Senza nessuna nostalgia, con un distacco ironico, e proprio dice, questo secondo me è uno dei motivi per cui la commedia è convincente. Salve Cyprian, cercavi me? No, veramente volevo parlare col dottor Adler, ma per me è una gioia poterti incontrare, ne approfitto subito per chiederti. Quando avrai un po' di tempo libero per venire con me al Ministero della Pubblica Istruzione? Perché? Cosa c'è? Niente di particolare, soltanto io ritengo sia giusto battere il ferro finché è caldo. No, io non capisco. Questo è il momento buono per ottenere qualcosa per il nostro istituto. Il fatto che un medico o un professore abbiano raggiunto una posizione ministeriale è una circostanza vantaggiosa che noi dobbiamo sfruttare. Il primo atto si svolge nella clinica privata che il professor Bernardi dirige, l'Elisabethinum, dove si fa conoscenza con l'ambiente medico e già si capisce che ci sono odi, invidie, accaparramenti di potere, ma diciamo che la scena più importante del primo atto è quando arriva il sacerdote per dare l'estrema unzione a una paziente che è in fin di vita ma non sa di esserlo. Come ho già fatto notare, reverendo, la malata è completamente all'oscuro e si aspetta tutt'altro che la sua visita. È in preda alla folle e beata illusione che da qui a un'ora arriverà una persona cara per ricondurla nel mondo della vita e della felicità. E credo, reverendo, che non sarebbe un'opera buona. Oserei quasi affermare che non sarebbe un'azione gradita a Dio se noi la risvegliassimo dall'ultimo sogno della sua vita. C'è forse la possibilità, signor professore, che la mia comparsa influisca sul decorso della malattia in maniera nefasta? Non è da escludere che ne acceleri la fine, forse solo di pochi minuti, però... Le chiedo ancora, la sua paziente può essere salvata? La mia comparsa sarebbe in questo senso un pericolo? Perché allora, ovviamente, sarei ben disposto a ritirarmi.
Non ci sono più speranze. Su questo non ci sono dubbi. Allora, signor professore, non vedo proprio alcun motivo. Mi scusi, reverendo. Io sono qui per svolgere le mie funzioni professionali. E tra i miei doveri c'è anche quello di procurare ai degenti, nel limite delle mie possibilità, una morte felice. Mi macchierei di una colpa ancora più grave se varcassi questa soglia senza aver somministrato la morente ai conforti della nostra religione. Da una simile colpa, reverendo, lei sarà assolto da Dio e da ogni giudice terreno. Sì, signore, reverendo, in qualità di medico, io non posso permetterle di avvicinarsi al letto della paziente. Io sono stato chiamato qui. Devo proprio pregare. Non su mia richiesta, reverendo, e posso soltanto ripetere che come medico cui è affidato il bene dei pazienti fino all'ultimo respiro, io le vieto di varcare questa soglia. Lei me lo vieta? Sì, reverendo. Reverendo! Ma lei era dentro. Sarà troppo tardi, reverendo. Ha detto alla paziente che il reverendo è qui? Sì, signor direttore. Ah, mi risponda pure con calma. Che reazione ha avuto? Ha detto qualcosa? Parli. Allora? Ha detto! Allora? Si è un pochino spaventata. Forza, parli pure. Cosa ha detto ancora? Devo proprio morire. È finita. Questo che sembra un gesto dettato da, così, da uno spirito laico piuttosto partecipe di una persona, in realtà nasconde, lui è ebreo, non osservante, però è ebreo, nasconde quella che poi nel quarto atto verrà chiamata ostilità nei confronti del reverendo, di cui lui non è consapevole. Quindi questo gesto nasconde qualcosa di profondo che c'è in Bernardi e che non è a conoscenza neanche di lui. Il secondo atto si svolge nell'ambulatorio privato di Bernardi e lì cominciano a venire fuori i primi, così, le prime ostilità tra ebrei e cattolici, più che altro dai cattolici verso gli ebrei. Per essere chiari, nessuno oserebbe muovere un dito se Bernardi, guarda caso, non fosse ebreo. Ebbene, eccovi tornare sulla vostra idea fissa. Oh, sono anch'io un antisemita. Io, che ho sempre almeno un assistente ebreo. Contro gli ebrei per bene non esiste antisemitismo. Sì, sì, però credo... Se un cristiano si fosse comportato come Bernardi, sarebbe ugualmente scoppiato un caso, e lei lo sa benissimo, caro Levenstein. Può darsi, ma allora ci sarebbero state dalla sua parte migliaia o centinaia di migliaia di persone che adesso non si muovono affatto o che si schiereranno addirittura contro di lui. Ma chi? I nazionalisti tedeschi e ovviamente gli ebrei. Un certo tipo di ebrei, quelli che non perdono mai occasione per rifugiarsi sotto l'ala dei potenti. Lei mi scuserà? Caro dottor Levenstein, ma il suo discorso confina con la mania di persecuzione. Rappresenta un orribile reazionario, un antisemita micidiale. È antipatico, è mondano, è snob, però la mondanità e la snobberia lo rendono in qualche modo buffo, per cui nulla, è negativissimo, però insomma in qualche modo fa sorridere questa sua assoluta inconsapevolezza, perché lui non è consapevole. Purtroppo non ho più tempo, vorrei scusarmi, Cyprian, ripeto soltanto la mia domanda. Bernardi, tu cosa pensi di fare per dare soddisfazione a mia moglie che non è stata ricevuta dalla principessa Stixenstein?
Tutto quanto è, come dire, presentato sotto una forma di filisteismo tipicamente viennese. È il primo scricchiolio che, come dire, fa capire che attorno a Bernardi si sta, come dire, preparando appunto qualcosa di brutto in qualche modo. Il consiglio di amministrazione, il corpore, si dimetterà probabilmente. Sarebbe mostruoso. Cipriano, pur essendo un cattolico, non prende parte alla diatriba che è abbastanza chiara in questo testo tra ebrei e antisemiti. Anche per questo rimane al di fuori, perché è molto attento a come succedono le cose per il fatto economico. Magari si troverà il modo per impedire una decisione così incresciosa. Che modo, esprimiti un po' più chiaramente, Cipriano. Lui dovrebbe presentare le sue scuse. Chi ha parlato di scuse? Basterebbe che tu esprimessi il tuo rammarico. Io non ho niente di cui rammaricarmi. Al contrario! Non ho niente rammarico, però per piacere, signori, non litighiamo sulle parole. Tu potresti confermare, senza venir meno ai tuoi principi, che non era affatto tua intenzione offendere alcun sentimento religioso. Questo la gente lo sa già. Tu pensi sempre ad avere a che fare soltanto con delle persone per bene. Prevedo che si vorrà farti passare per blasfemo. I segni non mancano. Ti si accuserà d'aver offeso un santo sacramento. Cosa? Puoi contarci. Non mancheranno di rinfacciarti che avresti potuto esimerti dal commettere una simile imprudenza, proprio perché tu non possiedi le premesse spirituali indispensabili ad afferrare il senso profondo dei sacramenti cattolici. E per colpa di quella gentaglia... Sì? Gli uomini sono gentaglia, ma noi dobbiamo tenerne conto. Non è una commedia pro o contro, in niente. No? Lo stesso personaggio del professor Bernardi, che però indubbiamente è visto come una vittima, no? È presentato come una vittima di un intrigo, ma però in qualche momento sembrava compiacersi dell'intrigo, della situazione in cui lui stesso si è messo. Ho saputo da circoli parlamentari che presto sarà presentata un'interpellanza su un fatto a lei non ignoto. Io per Ebenwald mi sono ispirato a delle note che avevo trovato riguardo ad Albert Speer. Cammina con un passo che si vede abituato alle grandi camminate, eccetera, che è quello che ho cercato di fare le volte che attraversiamo questo palcoscenico lunghissimo. E poi soprattutto questo autocontrollo pazzesco. Cosa potrebbe spingerli a desistere? Se lei li convincesse che non c'è stata l'intenzione, come dire, di sostenere ad ogni costo una posizione anticattolica. E queste cose bisogna proprio dirle a quei signori? No, non dirle, perché parlare è troppo semplice. Bisognerebbe dimostrarlo. Adesso comincia a farsi interessante. E che tipo di dimostrazione, immagina, caro collega? Domani, signor direttore, si dovrà decidere sul nuovo incarico per la direzione del reparto Tuckenfetter. Ah. Ci sono due candidati. Uno di fronte all'altro. Uno che si merita quel posto, l'altro che non se lo merita. Non saprei come distinguerli con diverso criterio. Potrebbe anche darsi che entrambi i candidati se lo meritino. Da un punto di vista, come dire, deontologico, le due ragioni si equivalgono e potrebbero in qualche modo, chi ne sa, forse potrebbe anche avere ragione Ebenwald più che Bernardi. Ma in caso di parità di voti,
Signor direttore, è lei che decide? E si può proprio prevedere che avremo parità di voti? Dal punto di vista invece di questo suo antisemitismo che porta in campo, vabbè, non ci sono giustificazioni, rimane da chiedersi come mai si arrivi a quel punto, no? Credo che sia una domanda lecita e di quelle che questo spettacolo fa nascere. Non si preoccupi, professore, è sempre stata mia abitudine dire in faccia alla gente quello che penso. E a lei dirò, professore, che si dà tanto da fare per Hell solo perché non è ebreo. Allo stesso modo potrei ribattere, signor direttore, che la sua presa di posizione per Wenger... Lei dimentica, professore Ebenwald, che io 3 anni fa ho votato per lei. Ma con molta riluttanza. L'antisemitismo non è il tema, è lo spunto, no? È come dire... ciò che innesca una serie di reazioni a catena. In alcune cose l'antisemitismo è nello stesso tempo causa e pretesto, no? Di ciò che, di una specie di groviglio, no? E soprattutto di interessi. Come? In persona? Voglio dire, Sua Eccellenza, in persona. È qui. Proprio così, signor professore. Gli dica di entrare. Eccellenza! Oh, ma da quanto tempo non ci si vede? Bernardi. All'associazione dei medici. Volevo dire in privato. Sì, certo. Non vuoi sederti? No, grazie. Flint è il ministro della cultura e della pubblica istruzione. Quando uno deve interpretare oggi un politico, i problemi sono grossi, cioè come interprete, perché il problema è che... è che c'è il rischio di fare o una caricatura o qualcosa che non ci appartiene, ecco. Bernardi, tu sei forse più di me ciò che si definisce un uomo onesto, fino in fondo. In ogni caso, sei più sentimentale. Ma che tu sia in grado di agire per il bene di una grande comunità. Questo mi sembra discutibile. Quello che ti manca, Bernardi, è l'orizzonte aperto a tutto ciò che è essenziale, senza di cui tutta la fedeltà alla nostra coscienza non rimane che sterile presunzione. Perché non è mica tanto importante avere ragione o torto nel singolo caso, sai, quanto... riuscire ad agire su un piano più vasto e rinunciare a quella possibilità di agire in nome di una magra coscienza. Oh, avere agito bene, ma in un caso trascurabile. Ma tutto questo mi sembra non solo assai modesto, ma in un senso più profondo anche immorale. Santo Bernardi, immorale! Sono due possibilità che però non sono divergenti, anzi sono sovrapposte. Una è un rapporto alla società, un'altra è il rapporto all'individualità. No? Nella prima direzione, cioè, temi come quello dell'antisemitismo, ma anche quello come dell'etica medica, dei rapporti fra etica e politica,
certi mal costumi o mal costumi che si trovano all'interno di grandi istituzioni, come potrebbe essere il Papa. Qui c'è un ospedale, quella sanità, ma potrebbe essere un'università o qualsiasi altro. Mio caro Flint, ti illudi che dipenda soltanto da te impedire l'interpellanza? No, dipende da te. Non sai quanto hai ragione. Soltanto da me. Un'ora fa mi era stata anche offerta la possibilità di scongiurare il pericolo dell'interpellanza per me e per te. Ti era stata? Sì, e nel modo più semplice di questo mondo. Il reparto Tugendwetter dovrà avere un nuovo direttore, come saprai. Domani abbiamo la seduta decisiva. Se io mi fossi impegnato, in caso di parità di voti, a scegliere Hell al posto di Wenger, tutto sarebbe finito bene. Impegnato? Come cosa? Con chi? E ben fatto! È stato qui, da me. È lui che si è fatto portavoce di quella richiesta, come se avesse ricevuto pieni poteri per concludere questo scambio, benché l'abbia negato. Il nostro collega Ebenwald ha un cugino deputato, che è un pezzo grosso dei clericali. Se il suo cugino si opponesse, ma l'interpellanza verrebbe sicuramente evitata. E dimmi, tu che atteggiamento hai preso di fronte alla sua richiesta? Flint! Interpretare il modo di essere politico non è sempre negativo. Cioè, un modo di essere politico è un pensiero politico. La domanda che Flint pone a Bernardi è quello di dire, di fronte a un atto che tu ritieni giusto e che forse... di fronte alla tua, diciamo, irruenza hai fatto, torna indietro, perché il bene comune prevede che non si possa parlare della propria coscienza e basta. Ma già dalle mie prime parole, eh? Il tono della voce, ma tutti capiranno che io ho un asso nella manica. Tutti se ne renderanno conto, Bernardi, perché nessuno mi sfugge. Appena parlo, nessuno mi sfugge. Come in clinica! Non mi sfuggivano mai gli allievi durante una lezione! La stessa cosa mi accade con i signori in Parlamento! È di quelle commedie che, l'atteggiamento, la risposta fisica, il movimento micro, voglio dire, l'essere in situazione, in questo è cinematografica, chiarisce completamente quello che stai dicendo. Poco tempo fa c'è stato un piccolo dibattito, riforma legge scolastica. Beh, io sono intervenuto in una maniera così occasionale, non può immaginare. Il silenzio che regnava in aula. Bernardi, io non ho detto niente di speciale, ma avevo tutta la loro attenzione, mi ascoltano! Anche se rischio di essere giudicato vanitoso. Comincio a sperare che quei tizi la presentino l'interpellanza. Flint! Il vivo da evitare è pensare che le battute portino una verità. Non portano mai quasi mai una verità. Portano un'approssimazione. No? E quindi lasciare, far sì che venisse fuori contemporaneamente, insieme a ciò che il testo, che la battuta dice, anche quello che la battuta nasconde. No? E molto spesso ciò che la battuta nasconde anche agli occhi dello stesso personaggio che parla. Ma se la tua carica dovesse importarti più di te, della verità, perché solo quella è in gioco, e allora è meglio che lasci perdere, Flint, che non ti schieri dalla mia parte. Dalla tua parte? Ma dalla parte della verità? Della giusta causa? In fondo si tratta sempre dell'eterna lotta della luce contro le tenebre. Questo sa veramente di frase fatta. Comunque vado a finire, io non riesco a immaginare morte migliore che per una giusta causa. Madame. Vai, piano. Tutto mi
in Ronconi, anche il costume, anche il colore, anche il tessuto, anche il taglio, corrisponde a una logica di messa in scena, al fatto che sia pertinente a qualcosa, quindi quasi drammaturgico. La scelta che è stata fatta credo sia quella proprio di rappresentare un interno, uno spaccato di interno in CinemaScope. Noi stessi, guardando le prove, a volte avevamo l'impressione appunto che dalla scena e dalla proporzione che aveva la scena appunto uscissero i personaggi, quasi sembrare un libro animato, guardando proprio la singola persona in rapporto a quello che aveva con sé, quindi un tavolo, una libreria, e vedere quanto si staccava magari dai fondi. Questa striscia di scena che è come uno spezzone di una pellicola lunghissima, per cui quelli delle prime file devono fare così e così. Oggi stesso è convocata la seduta per le dimissioni, ma posso fidarmi di te, Schreiman? Beh, mi permetto di considerare un po' strana questa domanda. Dai, smettila, non siamo più studenti. Ma tu ti puoi sempre fidare di me quando abbiamo la stessa opinione. E siccome per fortuna è quasi sempre così... Oggi potresti avere qualche scrupolo a schierarti dalla mia parte se saltano fuori certe questioni? Ma te l'ho già detto una volta, Carlo Ebenwald, che il caso, ma non implica affatto a mio parere un giudizio di marca religiosa o confessionale, ma una valutazione basata sui principi della buona educazione. Quindi, anche se io fossi un ebreo nazionalista, prenderei posizione, in questo caso, contro Bernardi. Beh, prescindendo da tutto ciò, io mi permetto di sottolineare, ancora una volta, che io sono tedesco, né più né meno di te. Schreiman è un convertito, e ovviamente i vogliono essere più realisti del re. Devono a tutti i costi cercare di dimostrare che loro oramai non hanno più nulla a che fare con l'ebraismo. Ci sono gli ebrei che si alleano anche coi potenti cattolici, quindi è molto sottile la cosa. E la guerra è proprio una guerra di religione, non c'è niente da fare. Per cui molto spesso i nemici degli ebrei sono gli ebrei stessi. Non devi dimenticare, caro Schreiman, che all'università, anche dopo, io sono sempre stato un capo dei nazionalisti tedeschi di stretta osservanza, e tu sai cosa significa? Agli ebrei non si dà mai soddisfazione, e neppure ai mezzi ebrei. Buonasera, signori! Lo sapete già, il consiglio d'amministrazione ha rassegnato le dimissioni. Per questo siamo qui. Insomma, io sono il portatore dell'antisemitismo, ma all'interno di questo suo antisemitismo, come tutti gli altri personaggi, lui agisce convinto di avere ragione, ma non convinto di avere le proprie ragioni, convinto di aderire a una visione del mondo che è quella legittima e quella da sostenere. Vorrete ammettere, signori, che questa campagna di odio contro Bernardi sia priva di ogni legittima giustificazione? Non so nulla di campagne di odio. Ah, lei non sa. Va bene? Ah, bene, bene. E che suo cugino, Ottokar Ebenwald, ne sia il portabandiera? Anche di questo lei è all'oscuro. Io vorrei proprio pregarla. Ma no, ovviamente non voglio confonderla col suo signor cugino. Lei giustamente rifiuterà ogni collusione. Sta di fatto che proprio in questo caso il suo signor cugino, dopo un brillante inizio di carriera come nazionalista tedesco, difende ora gli interessi dei clericali. E lei non è affatto clericale, Ebenwald. Lei è tedesco, un vecchio studente tedesco. Quali sono in effetti le virtù tedesche, Ebenwald? Coraggio, fedeltà e forza di carattere. Ho dimenticato qualcosa? Non importa. Perciò io spero che lei sia della mia idea. Oggi offriremo al nostro Bernardi una solenne riparazione.
Flugfelder è un liberale, un direi qua, adesso al giorno d'oggi si direbbe quasi un anarchico, praticamente. È uno che vede un po' di malocchio tutto quello che è Parlamento, discussioni politiche, non gli piace tanto, lui vorrebbe l'umanità, la forza, della forza della ragione, della persuasione, insomma tutto quello che è codificato gli dà un po' fastidio, ed è un grande amico e sostenitore di Bernardi, proprio quasi cieco, diciamo, in questo. Allora, consiglio di amministrazione si è dimesso. Il motivo, o meglio il pretesto, lo conosciamo tutti, perché sappiamo benissimo che il professor Bernardi, nell'impedire al sacerdote l'ingresso nella sala di degenza, ha agito obbedendo esclusivamente al suo dovere professionale. Noi tutti ci saremmo comportati come lui in un caso simile. Lei però non l'ha fatto mai. E se noi non ci siamo mai comportati così, ciò è dovuto alla eccezionalità della situazione in cui è venuto a trovarsi il professor Bernardi. Questa è una commedia di rapporti, di relazioni, di equivoci molto spesso che si stabiliscono fra i personaggi, no? Senza che loro se ne rendano conto. No, ecco, poi il lavoro principale è stato cercare di lavorare con gli attori in questa direzione. Io credo che sarebbe non solo un segno di assoluta ingratitudine nei confronti del consiglio d'amministrazione, ma anche e soprattutto un atto di spregio verso il nostro istituto se noi ci dichiarassimo solidali con il comportamento del signor direttore proprio nel momento in cui lui, certo senza cattive intenzioni, ma pur sempre in maniera sconsiderata, avventata, ha portato l'Elisabettinum sull'orlo del baratro. Ripeto, sull'orlo del baratro! E per questo, contrariamente al professor Cyprian, no, io non solo sono contrario a una dichiarazione di fiducia verso il professor Bernardi, ma propongo una mozione e che esprima in maniera adeguata il nostro rincrescimento per l'accaduto e il nostro biasimo per il comportamento del signor direttore verso il reverendo. E propongo inoltre che tale risoluzione venga comunicata nella maniera dovuta al consiglio d'amministrazione, aggiungendovi la richiesta di ritiro delle dimissioni. Scheiman! Non è un battibecco. Tu quando lo leggevi dicevi, questo è un battibecco. No, è sempre un'altra cosa, più bella, più importante, più profonda, che alla prima lettura uno non riesce a evincere, però poi c'è Ronconi apposta. Signori, ci sono due mozioni, la prima è del professor... Signori, vi vengo ora dal Parlamento, la risposta all'interpellanza c'è già stata. Verrà aperta un'inchiesta contro di te per vilipendio della religione. Il ministro ha parlato dei grandi meriti del nostro direttore, sottolineando espressamente che secondo lui nell'accaduto non era riscontrabile alcuna intenzionalità. E già a questo punto ci sono state interruzioni. Sì, se fosse vero, l'università in mano agli ebrei e simili. A quel punto il ministro è in qualche modo uscito dall'argomento, apparendo nervoso e disorientato, e ha concluso improvvisamente, sono convinto che lui stesso doveva esserne stupito, comunicando che, come ho già detto, avrebbe sollecitato il suo collega, il ministro di giustizia, a valutare se non fossero rilevabili gli estremi necessari ad avviare contro il professor Bernardi un'inchiesta per vilipendio della religione. E qual è stata la reazione della Camera? Diversi applausi e nessuna contestazione. Voleva in scena degli individui, non voleva dei tipi, voleva degli individui e gli individui dovevano
gli individui devono passare attraverso l'umanità di chi interpreta i ruoli. E su questo lui è stato molto preciso, è stato, ha molto insistito. E poi non voleva che tutte queste parole diventassero una chiacchiera. E voleva che tutto fosse sostenuto e che si potesse raccontare molto di più di quello che le parole dicono. C'è enorme menzogna, si cela, nel voler considerare questo caso non da un punto di vista esclusivamente umano. E chi altri è colpevole se non proprio quelli che hanno perfidamente deformato e poi reso pubblici i fatti? Chi altri se non quelli, signori miei, che hanno tutto l'interesse a dimostrare che c'è qualcuno che offende i sentimenti religiosi? E se non ci fossero l'arrivismo, il parlamentarismo, l'umana bassezza, in una parola, la politica, sarebbe mai stato possibile trasformare quel fatto in uno scandalo? È uno di quegli spettacoli dove Luca, il Luca delle meraviglie, dei colpi di scena, delle macchine, si è tirato un po' indietro. E c'è soltanto il Ronconi dell'approfondimento dei personaggi, quindi è un testo da attori dove ci lascia la libertà, non lascia nessuna libertà, ma comunque siamo attori che recitano e che si divertono a farlo, insomma, ecco. Quanto? 2 mesi. 2 mesi? Nonostante la deposizione del parroco, è possibile. Il pubblico si identifica, cioè esce, come dire, identificato con l'eroe buono che vede in Bernardi, non rendendosi conto che probabilmente quella superbia, quella testardaggine, quella vanità, quell'orgoglio che muove Bernardi, e quindi quel rifiuto dell'alterità è proprio quello che determina poi il conflitto fra gli uomini e la possibilità che una maggioranza respinga una minoranza. L'abbiano già trattenuto. Arriverà di sicuro col dottor Goldenthal. Come? Si porta dietro quello lì. Non possiamo fare a meno del difensore nel nostro incontro di oggi. Forse avremmo dovuto fare a meno di lui fin dall'inizio, è vero? Ma cosa avete contro l'avvocato Goldenthal? Ha parlato egregiamente. Forse non ha osato abbastanza. Verissimo. Goldenthal si è comportato da disgraziato, come del resto c'era da aspettarsi. In che senso? Un battezzato! Sua moglie va in giro con una croce grossa così! Da che cosa sono mosse le azioni? Sono mosse da opinioni, convinzioni, eccetera, oppure da qualcosa di più profondo che non è neanche tanto facile sondare, ossia che cosa sono veramente i moti psichici dell'individuale. La prego. Buonasera, signor professore. Una visita di condoglianze, reverendo? No, non direi. Sentivo il bisogno perentorio di parlare oggi stesso. In tribunale ho espresso la convinzione che lei non avesse intenzioni ostili contro di me o contro ciò che rappresento. Ora però mi sento obbligato ad ammettere, signor professore, che nel caso particolare, mi capisca bene,
Signor professore, in quel caso particolare, lei ha agito in maniera assolutamente corretta nella sua qualità di medico, e che lei, nel complesso dei suoi doveri, come io nel rispetto dei miei, non poteva agire diversamente. Ho capito bene. Lei ammette che ho agito con correttezza, che non potevo agire diversamente. Che lei, come medico, non poteva fare diversamente. Se questa è la sua opinione, reverendo, devo dire che poche ore fa lei ha avuto un'occasione migliore. Eh sì, forse l'unica occasione giusta per esprimerla. Che non fosse la mancanza di coraggio a chiudermi la bocca, non c'è bisogno che gliela assicuri, altrimenti perché sarei qui? Signor professore. Cosa? Allora? Voglio dirglielo. Ciò che mi ha fatto tacere in tribunale è stata l'improvvisa intuizione guidata da illuminazione divina, che io, con una sola parola, avrei potuto nuocere in maniera irreparabile a una sacra. Sì, per me è la più sacra di tutte le cose esistenti. È come se fossero due entità simili e contrapposte allo stesso tempo, che attuano un loro percorso di introspezione. Io non riconosco una verità maggiore di quella della mia chiesa, signor professore. Allora, è stato Dio a chiudere la bocca. E ora Dio la manda da me per farle confessare quello che davanti al tribunale lei non poteva rivelare. Bisogna dire che vi rende la vita facile il vostro Dio. La cosa più difficile durante la prova, che non mi riusciva fino alle ultime prove, era questa cosa di non rispondersi, di non parlarsi veramente, quasi solo di fraintendersi. Non dovevo farle una confessione, dovevo solo liberarmi da un dubbio, signor professore, di cui non ero affatto cosciente prima di entrare in questo luogo. Ora però si è sciolto, nella mia anima penetra la chiarezza, e quello che prima ho ammesso davanti a lei, signor professore, devo a malincuore ritrattarlo. Lo ritratta? Ma io l'ho già preso per buono, reverendo. Ma non vale più, perché adesso so bene, signor professore, che lei non aveva il diritto di allontanarmi dal letto di quella malata. Eh? Lei no. Altri forse avrebbero potuto in un caso simile, ma lei non appartiene a quelli. Ora lo so. Se crede che sia stato un suo dovere professionale o la sua umana compassione a impedirmi di entrare nella sala di degenza, sono convinto che lei, nel migliore dei casi, si illuda. Quella compassione, quel senso di premura professionale, sono soltanto dei pretesti, forse non del tutto coscienti, ma nient'altro che semplici pretesti. Cinise si compiace di pensare alla, alla insondabilità delle ragioni profonde, per cui alcune situazioni estreme e determinanti dell'esistenza vengono, delle decisioni vengono prese. Da che cosa si è in quei momenti realmente mossi? Il vero motivo sta nel fondo della sua stessa natura. Si sente proprio la paura dei due personaggi di addentrarsi dentro, anche se c'è il desiderio, forse anche di avvicinarsi, forse di toccarsi, forse di unirsi,
però si sente questa profonda differenza fra i due, questo anelito a trovare un punto di contatto, e in questa cosa diciamo che c'è un confronto quasi affettuoso nel conflitto, di rispetto, di lotta ma di rispetto, e qui escono tutti e due praticamente sconfitti. E ora mi accorgo che proprio come oggi, anche allora, dal suo comportamento, da ogni sua parola, sprizzava solo quella ostilità così profonda e insormontabile che le persone come lei non riescono mai a trattenere. Ostilità? Continua a ripeterlo. E se anche fosse, ciò che mi è successo nel corso di queste ultime settimane, questa campagna di odio che lei stesso ha definito menzognera, sleale, tutto questo non potrebbe forse giustificare a posteriori quella che lei chiama ostilità? Il sacerdote va a cogliere proprio un nervo scoperto. Lui la chiama ostilità. In realtà quello che divide queste due religioni, due persone ma due religioni, è qualcosa di veramente più profondo che in quella scena si cerca di chiarire, ma non lo si chiarisce fino in fondo, perché l'abisso che c'è è veramente qualcosa di inconoscibile. Ma per esprimere ciò che ci divide e che forse dovrà sempre dividerci, reverendo, la parola ostilità mi sembra troppo misera, troppo esile. È qualcosa di più profondo, penso, e di più disperato. Ma quando la distanza fra due uomini è così insuperabile, così abissale, come fra noi due, che siamo forse entrambi liberi da ostilità, allora le cause devono essere ben più profonde. Tra la fede e il dubbio c'è sempre una possibilità di comprensione, non però fra l'umiltà e... Lei non fraintenderà la mia parola se ricorderà le sue precedenti espressioni. Non però fra l'umiltà e la presunzione. Qui sta il punto. Presunzione! Dio, che l'ha creata così umile, e me, così presuntuoso. Questo Dio incomprensibile avrà avuto i suoi motivi. Oltre l'abisso, reverendo? Non ci faccia guardar giù per un momento. Stia bene, signor professore. Una delle commedie più belle e più profondamente estinte, si intitola proprio Terra Sconosciuta, Svitland. E questo territorio sconosciuto è proprio quello di quella, è un territorio che noi in Italia possiamo chiamare psiche, quello che i francesi non hanno questo termine, chiamano esprit. Voglio liberarmi da questa storia, è l'unica cosa che per ora mi interessi, anche se per me significherà la prigione. Il mio compito è guarire la gente. E
qui Imperial Regio Ministero per la Cultura e la Pubblica Istruzione? No, consigliere Winkler. Oh, professore Ebenwald, non ancora, forse tra una mezz'ora. No, Sua Eccellenza non andrà in Parlamento prima dell'una e mezzo. No, 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 su questo purtroppo non posso darle notizie precise. In ogni caso, non per telefono. Sarà mio piacere i miei omaggi. Il personaggio che interpreto è il personaggio del consigliere aulico Winkler. E, la comicità, l'umorismo, che non è l'ironia o il sarcasmo, in qualche modo è come un, per quanto riguarda il professor Bernardi, è un, come mi si consenta l'espressione, un filo rosso che percorre tutta la trama drammaturgica di questa pièce. Qui nel quinto atto si scatena di più e ovviamente diventa evidente, questo filo rosso diventa il rosso predominante, se vogliamo usare le immagini. Spiattellare apertamente le proprie opinioni è tipico dei dilettanti in politica. Suona sempre male esprimersi con il tono passionale delle convinzioni personali. Anche in politica fa effetto. Il contrappunto! Il contrappunto! Finché non arriva qualcuno, eccellenza, con una bella melodia da proporle. E bello. Non male, fuori di metafora. Torniamo alla realtà. Ma lei crede veramente, ma caro consigliere, che il popolo oggi sia così maturo? Ma sarà mai maturo? Per poter fare a meno della religione. Per come la intendo io, la religione, eccellenza, la si impara meglio nelle altre ore che in quella di religione. Ma caro consigliere, lei è anarchico o no? Sì! Sì, eccellenza. Quando si è impiegati statali, si ha una sola scelta. O si è anarchici, o si è idioti. Ecco, il mio personaggio forse doveva contenere tutte queste cose, consapevolezza del disagio del vivere, e del vivere dentro una società contraddittoria. E quindi alla fine sarà lui a quasi redarguire in qualche modo Bernardi. Io colgo questa occasione, Bernardi, per felicitarmi con te della fine della tua detenzione. Purtroppo non mi è stato possibile, nella mia posizione ufficiale, farti sapere in maniera adeguata quanto mi abbia sorpreso il risultato del processo, ed è per questo che sono lieto di poterti essere utile adesso, a casa, con qualche favore. Più che naturalismo io parlerei proprio di realismo, cioè questo spettacolo sembra un film, ma non perché recitiamo come in un film, il risultato è quello che come vedere un film, ma in realtà lo recitiamo in palcoscenico, quindi è tutto estremamente appoggiato, estremamente, ogni pensiero è estremamente diversificato, ma molto, molto, come dire, molto recitato. Non avevo altra scelta, come mi accorsi fulmineamente, in quell'istante. Lo gettarmi nel baratro, con te. E commettere così un crimine contro la mia persona, la mia missione, forse lo Stato che ha bisogno dei miei servigi. Oppure abbandonare un uomo che in ogni caso era già perduto. Ma allo stesso tempo avere la possibilità di costruire nuovi istituti scientifici. Riformare l'ordinamento universitario secondo parametri consoni allo spirito moderno. Migliorare la salute pubblica. Condurre in porto. Perlomeno preparare tutte quelle riforme in ogni campo che come tu stesso un giorno sarai disposto ad ammettere. Ma quelle valgono molto di più di 2 mesi di galera non troppo dura. In realtà si rivelano dei piccoli uomini questi medici che dirigono la clinica e questi politici che poi hanno alle loro spalle anche una carriera universitaria. Sono dei piccoli uomini in realtà. Ma in tutto il tuo comportamento io vedo, e sai, che da vecchio amico posso proprio dirtelo.
nient'altro che una tragicommedia della tua testardaggine. E mi permetto di dubitare che ti saresti comportato con la stessa coerenza se oggi in Austria si andasse al rogo come un tempo. Il tema della commedia, secondo me, è proprio questa impossibilità a trovare un terreno vero comune per capirsi tra gli uomini. Questo è, io avrei detto, la commedia delle vanità. Bernardi non è per niente un eroe, no. Sono gli avvenimenti esterni che lo fanno diventare tale. Per poter ritrovare il rispetto di me stesso, ma io devo assolutamente sfuggire a tutto il chiasso che si sta preparando solo perché la gente a poco capisce che io avevo ragione. Professore, ma che cosa le viene in mente? Ma mai nessuno è diventato famoso perché aveva ragione. Ma lo diventa solo se ha qualche partito politico, sta bene che lui abbia ragione. Tra l'altro, professore, lei si illude di avere ragione. Come? Signor consigliere, è un'illusione. Abbiamo visto insieme tante tesi. Abbiamo visto i quattro atti, ognuno con una sua atmosfera diversa. Il potere, il gioco del potere, la politica, la morale, l'etica. E via dicendo, più la psicologia, l'arrivismo, ma sarà vero? Insinua il tarlo del dubbio. Ma scusi, che cosa credeva di risolvere, mio caro professore, risparmiando a quella povera malata l'ultimo istante di paura sul letto di morte? Ma lei dimentica, signor consigliere, come quasi tutti del resto, che io non volevo affatto risolvere nessun problema. Io ho solo fatto, in un caso particolare, quello che mi sembrava giusto. E qui sta l'errore. Ma se si facesse sempre il giusto, o meglio, se un bel giorno ci si sveglia e si comincia a fare quello che si ritiene giusto, senza pensarci, si va avanti così tutto il giorno, prima di cena, si è già in galera. Posso dirle una cosa, signor consigliere? Lei, nel mio caso, avrebbe agito proprio come me. È probabile. E sarei stato, mi permetta, professore, una bestia. Come lei. Io sono molto sofferente dopo questo spettacolo, perché sento che non è cambiato niente e mi fa mal sperare per il futuro, perché se noi riconosciamo che vedendo questo spettacolo ci si rende conto di come poco sia cambiato, di come contemporaneo sia tutto quello che noi vediamo, e allora, siccome lo spettacolo è del 12, nel 15 c'è la prima guerra mondiale e nel 45 la seconda, dovremmo aspettarci che qualcosa del genere succeda anche da noi. Indubbiamente ti sembra di riconoscere qualche cosa, quindi se c'è un processo di riconoscimento vuol dire che c'è una somiglianza. La mia religione mi impone, signor professore, di amare anche chi mi odia. E la mia, reverendo, o magari ciò che ha preso il suo posto nel mio animo, mi impone di capire anche quando non vengo capito.
qua concentrato oggi nello sguardo. Signore, attenzione, ci sono quali inizio dello spettacolo, signori, 5 minuti dall'inizio dello spettacolo. La commedia avevo già pensato di metterla in scena 15 anni fa quando stavo al Teatro Stabile di Torino, però dopo molto pesare il pro e il contro, mi sembrava una commedia tutto sommato un po' troppo vicina al polpettone ottocentesco, e così l'ho accantonata. Due anni fa, chissà perché, mi è venuto in mente, forse è proprio il momento di rifare, di tirar fuori il professor Bernardi. L'ho riletta e non mi è sembrato per niente polpettonesca, per niente ottocentesca, anzi mi è sembrato una commedia scritta oggi. Allora, cosa è successo? Chi è cambiato? Sono cambiato io, è cambiato ciò che chiediamo al teatro, un tipo di teatralità così lineare. E così, fra virgolette, tradizionale, come quella di Schnitzler, ha cominciato a prendere invece i connotati del classico. Ma... signor professore, non so che farci. Il dottor Adler avrebbe preferito che la diagnosi del professor Ebenwald fosse stata esatta. Ma caro dottor Fruchtfelder, lei fiuta tradimento dappertutto. Dove arriverà con la sua diffidenza? Buongiorno, signor professore. Buongiorno. Ho appena saputo dal dottor Oscar che avevamo ragione noi. Sì, caro collega. Il personaggio del professor Bernardi ha molti tratti in comune, anche proprio nelle vicende biografiche col padre di Schnitzler. Il personaggio, che è una piccola parte nella commedia, ma c'è del figlio del professor Bernardi, è una specie come di... come affettuosamente ironica riproduzione di Schnitzler giovane. Se vuoi dirle ancora qualcosa. Sì. Scusami, caro Cyprian. Vorrai pazientare? 5 minuti. Una moribonda, signor professore. Ah, 17.000. Quindi è nello stesso tempo, certo, un'opera di invenzione, ma anche un'opera della memoria di Schnitzler, no? Senza nessuna nostalgia, con un distacco ironico, e proprio dice, questo secondo me è uno dei motivi per cui la commedia è convincente. Salve Cyprian, cercavi me? No, veramente volevo parlare col dottor Adler, ma per me è una gioia poterti incontrare, ne approfitto subito per chiederti. Quando avrai un po' di tempo libero per venire con me al Ministero della Pubblica Istruzione? Perché? Cosa c'è? Niente di particolare, soltanto io ritengo sia giusto battere il ferro finché è caldo. No, io non capisco. Questo è il momento buono per ottenere qualcosa per il nostro istituto. Il fatto che un medico o un professore abbiano raggiunto una posizione ministeriale è una circostanza vantaggiosa che noi dobbiamo sfruttare. Il primo atto si svolge nella clinica privata che il professor Bernardi dirige, l'Elisabethinum, dove si fa conoscenza con l'ambiente medico e già si capisce che ci sono odi, invidie, accaparramenti di potere, ma diciamo che la scena più importante del primo atto è quando arriva il sacerdote per dare l'estrema unzione a una paziente che è in fin di vita ma non sa di esserlo. Come ho già fatto notare, reverendo, la malata è completamente all'oscuro e si aspetta tutt'altro che la sua visita. È in preda alla folle e beata illusione che da qui a un'ora arriverà una persona cara per ricondurla nel mondo della vita e della felicità. E credo, reverendo, che non sarebbe un'opera buona. Oserei quasi affermare che non sarebbe un'azione gradita a Dio se noi la risvegliassimo dall'ultimo sogno della sua vita. C'è forse la possibilità, signor professore, che la mia comparsa influisca sul decorso della malattia in maniera nefasta? Non è da escludere che ne acceleri la fine, forse solo di pochi minuti, però... Le chiedo ancora, la sua paziente può essere salvata? La mia comparsa sarebbe in questo senso un pericolo? Perché allora, ovviamente, sarei ben disposto a ritirarmi.
Non ci sono più speranze. Su questo non ci sono dubbi. Allora, signor professore, non vedo proprio alcun motivo. Mi scusi, reverendo. Io sono qui per svolgere le mie funzioni professionali. E tra i miei doveri c'è anche quello di procurare ai degenti, nel limite delle mie possibilità, una morte felice. Mi macchierei di una colpa ancora più grave se varcassi questa soglia senza aver somministrato la morente ai conforti della nostra religione. Da una simile colpa, reverendo, lei sarà assolto da Dio e da ogni giudice terreno. Sì, signore, reverendo, in qualità di medico, io non posso permetterle di avvicinarsi al letto della paziente. Io sono stato chiamato qui. Devo proprio pregare. Non su mia richiesta, reverendo, e posso soltanto ripetere che come medico cui è affidato il bene dei pazienti fino all'ultimo respiro, io le vieto di varcare questa soglia. Lei me lo vieta? Sì, reverendo. Reverendo! Ma lei era dentro. Sarà troppo tardi, reverendo. Ha detto alla paziente che il reverendo è qui? Sì, signor direttore. Ah, mi risponda pure con calma. Che reazione ha avuto? Ha detto qualcosa? Parli. Allora? Ha detto! Allora? Si è un pochino spaventata. Forza, parli pure. Cosa ha detto ancora? Devo proprio morire. È finita. Questo che sembra un gesto dettato da così, da uno spirito laico piuttosto partecipe di una persona, in realtà nasconde, lui è ebreo, non osservante, però è ebreo, nasconde quella che poi nel quarto atto verrà chiamata ostilità nei confronti del reverendo, di cui lui non è consapevole. Quindi questo gesto nasconde qualcosa di profondo che c'è in Bernardi e che non è a conoscenza neanche di lui. Il secondo atto si svolge nell'ambulatorio privato di Bernardi e lì cominciano a venire fuori i primi così le prime ostilità tra ebrei e cattolici, più che altro dai cattolici verso gli ebrei. Per essere chiari, nessuno oserebbe muovere un dito se Bernardi, guarda caso, non fosse ebreo. Ebbene, eccovi tornare sulla vostra idea fissa. Oh, sono anch'io un antisemita. Io, che ho sempre almeno un assistente ebreo. Contro gli ebrei per bene non esiste antisemitismo. Sì, sì, però credo... Se un cristiano si fosse comportato come Bernardi, sarebbe ugualmente scoppiato un caso, e lei lo sa benissimo, caro Levenstein. Può darsi, ma allora ci sarebbero state dalla sua parte migliaia o centinaia di migliaia di persone che adesso non si muovono affatto o che si schiereranno addirittura contro di lui. Ma chi? I nazionalisti tedeschi e ovviamente gli ebrei. Un certo tipo di ebrei, quelli che non perdono mai occasione per rifugiarsi sotto l'ala dei potenti. Lei mi scuserà? Caro dottor Levenstein, ma il suo discorso confina con la mania di persecuzione. Rappresenta un orribile reazionario, un antisemita micidiale. È antipatico, è mondano, è snob, però la mondanità e la snobberia lo rendono in qualche modo buffo, per cui nulla, è negativissimo, però insomma in qualche modo fa sorridere questa sua assoluta inconsapevolezza, perché lui non è consapevole. Purtroppo non ho più tempo, vorrei scusarmi, Cyprian, ripeto soltanto la mia domanda. Bernardi, tu cosa pensi di fare per dare soddisfazione a mia moglie che non è stata ricevuta dalla principessa Stixenstein?
tutto quanto è, come dire, presentato sotto una forma di filisteismo tipicamente viennese. È il primo scricchiolio che, come dire, fa capire che attorno a Bernardi si sta, come dire, preparando appunto qualcosa di brutto in qualche modo. Il consiglio di amministrazione, il corpore, si dimetterà probabilmente. Sarebbe mostruoso. Cipriano, pur essendo un cattolico, non prende parte alla diatriba che è abbastanza chiara in questo testo tra ebrei e antisemiti. Anche per questo rimane al di fuori, perché è molto attento a come succedono le cose per il fatto economico. Magari si troverà il modo per impedire una decisione così incresciosa. Che modo, esprimiti un po' più chiaramente, Cipria. Lui dovrebbe presentare le sue scuse. Chi ha parlato di scuse? Basterebbe che tu esprimessi il tuo rammarico. Io non ho niente di cui rammaricarmi. Al contrario! Non ho niente rammarico, però per piacere, signori, non litighiamo sulle parole. Tu potresti confermare, senza venir meno ai tuoi principi, che non era affatto tua intenzione offendere alcun sentimento religioso. Questo la gente lo sa già. Tu pensi sempre ad avere a che fare soltanto con delle persone per bene. Prevedo che si vorrà farti passare per blasfemo. I segni non mancano. Ti si accuserà d'aver offeso un santo sacramento. Cosa? Puoi contarci. Non mancheranno di rinfacciarti che avresti potuto esimerti dal commettere una simile imprudenza, proprio perché tu non possiedi le premesse spirituali indispensabili ad afferrare il senso profondo dei sacramenti cattolici. E per colpa di quella gentaglia... Sì? Gli uomini sono gentaglia, ma noi dobbiamo tenerne conto. Non è una commedia pro o contro, in niente. No? Lo stesso personaggio del professor Bernardi, che però indubbiamente è visto come una vittima, no? È presentato come una vittima di un intrigo, ma però in qualche momento sembrava compiacersi dell'intrigo, della situazione in cui lui stesso si è messo. Ho saputo da circoli parlamentari che presto sarà presentata un'interpellanza su un fatto a lei non ignoto. Io per Ebenwald mi sono ispirato a delle note che avevo trovato riguardo ad Albert Speer. Cammina con un passo che si vede abituato alle grandi camminate, eccetera, che è quello che ho cercato di fare le volte che attraversiamo questo palcoscenico lunghissimo. E poi soprattutto questo autocontrollo pazzesco. Cosa potrebbe spingerli a desistere? Se lei li convincesse che non c'è stata l'intenzione, come dire, di sostenere ad ogni costo una posizione anticattolica. E queste cose bisogna proprio dirle a quei signori? No, non dirle, perché parlare è troppo semplice. Bisognerebbe dimostrarlo. Adesso comincia a farsi interessante. E che tipo di dimostrazione, immagina, caro collega? Domani, signor direttore, si dovrà decidere sul nuovo incarico per la direzione del reparto Tuckenfetter. Ah. Ci sono due candidati. Uno di fronte all'altro. Uno che si merita quel posto, l'altro che non se lo merita. Non saprei come distinguerli con diverso criterio. Potrebbe anche darsi che entrambi i candidati se lo meritino. Da un punto di vista, come dire, deontologico, le due ragioni si equivalgono e potrebbero in qualche modo, chi ne sa, forse potrebbe anche avere ragione Ebenwald più che Bernardi. Ma in caso di parità di voti,
Signor direttore, è lei che decide? E si può proprio prevedere che avremo parità di voti? Dal punto di vista invece di questo suo antisemitismo che porta in campo, vabbè, non ci sono giustificazioni, rimane da chiedersi come mai si arrivi a quel punto, no? Credo che sia una domanda lecita e di quelle che questo spettacolo fa nascere. Non si preoccupi, professore, è sempre stata mia abitudine dire in faccia alla gente quello che penso. E a lei dirò, professore, che si dà tanto da fare per Hell solo perché non è ebreo. Allo stesso modo potrei ribattere, signor direttore, che la sua presa di posizione per Wenger... Lei dimentica, professore Ebenwald, che io 3 anni fa ho votato per lei. Ma con molta riluttanza. L'antisemitismo non è il tema, è lo spunto. No? È come dire... ciò che innesca una serie di reazioni a catena. In alcune cose l'antisemitismo è nello stesso tempo causa e pretesto, no? Di ciò che di una specie di groviglio, no? E soprattutto di interessi. Come? In persona? Voglio dire, Sua Eccellenza, in persona. È qui. Proprio così, signor professore. Gli dica di entrare. Eccellenza! Oh, ma da quanto tempo non ci si vede? Bernardi. All'associazione dei medici. Volevo dire in privato. Sì, certo. Non vuoi sederti? No, grazie. Flint è il ministro della cultura e della pubblica istruzione. Quando uno deve interpretare oggi un politico, i problemi sono grossi, cioè come interprete, perché il problema è che... è che c'è il rischio di fare o una caricatura o qualcosa che non ci appartiene, ecco. Bernardi, tu sai forse più di me ciò che si definisce un uomo onesto, fino in fondo. In ogni caso, sei più sentimentale. Ma che tu sia in grado di agire per il bene di una grande comunità. Questo mi sembra discutibile. Quello che ti manca, Bernardi, è l'orizzonte aperto a tutto ciò che è essenziale, senza di cui tutta la fedeltà alla nostra coscienza non rimane che sterile presunzione. Perché non è mica tanto importante avere ragione o torto nel singolo caso, sai, quanto... riuscire ad agire su un piano più vasto e rinunciare a quella possibilità di agire in nome di una magra coscienza. Oh, avere agito bene, ma in un caso trascurabile. Ma tutto questo mi sembra non solo assai modesto, ma in un senso più profondo anche immorale. Santo Bernardi, immorale! Sono due possibilità che però non sono divergenti, anzi sono sovrapposte. Una è un rapporto alla società, un'altra è il rapporto all'individualità. No? Nella prima direzione, cioè, temi come quello dell'antisemitismo, ma anche quello come dell'etica medica, dei rapporti fra etica e politica,
certi mal costumi o malcostumi che si trovano all'interno di grandi istituzioni, come potrebbe essere il qui c'è un ospedale, quella sanità, ma potrebbe essere un'università o qualsiasi altro. Mio caro Flint, ti illudi che dipenda soltanto da te impedire l'interpellanza? No, dipende da te. Non sai quanto hai ragione. Soltanto da me. Un'ora fa mi era stata anche offerta la possibilità di scongiurare il pericolo dell'interpellanza per me e per te. Ti era stata? Sì, e nel modo più semplice di questo mondo. Il reparto Duggenfetter dovrà avere un nuovo direttore, come saprai. Domani abbiamo la seduta decisiva. Se io mi fossi impegnato, in caso di parità di voti, a scegliere Hell al posto di Wenger, tutto sarebbe finito bene. Impegnato? Come cosa? Con chi? E ben fatto! È stato qui, da me. È lui che si è fatto portavoce di quella richiesta, come se avesse ricevuto pieni poteri per concludere questo scambio, benché l'abbia negato. Il nostro collega Ebenwald ha un cugino deputato, che è un pezzo grosso dei clericali. Se il suo cugino si opponesse, ma l'interpellanza verrebbe sicuramente evitata. E dimmi, tu che atteggiamento hai preso di fronte alla sua richiesta? Flint! Interpretare il modo di essere politico non è sempre negativo. Cioè, un modo di essere politico è un pensiero politico. La domanda che Flint pone a Bernardi è quello di dire, di fronte a un atto che tu ritieni giusto e che forse... di fronte alla tua, diciamo, irruenza hai fatto, torna indietro, perché il bene comune prevede che non si possa parlare della propria coscienza e basta. Ma già dalle mie prime parole, eh? Il tono della voce, ma tutti capiranno che io ho un asso nella manica. Tutti se ne renderanno conto, Bernardi, perché nessuno mi sfugge. Appena parlo, nessuno mi sfugge. Come in clinica! Non mi sfuggivano mai gli allievi durante una lezione! La stessa cosa mi accade con i signori in Parlamento! È di quelle commedie che, l'atteggiamento, la risposta fisica, il movimento micro, voglio dire, l'essere in situazione, in questo è cinematografica, chiarisce completamente quello che stai dicendo. Poco tempo fa c'è stato un piccolo dibattito, riforma legge scolastica. Beh, io sono intervenuto in una maniera così occasionale, non può immaginare. Il silenzio che regnava in aula. Bernardi, io non ho detto niente di speciale, ma avevo tutta la loro attenzione, mi ascoltano! Anche se rischio di essere giudicato vanitoso. Comincio a sperare che quei tizi la presentino l'interpellanza. Flint! Il vivo da evitare è pensare che le battute portino una verità. Non portano mai quasi mai una verità. Portano un'approssimazione. No? E quindi lasciare, far sì che venisse fuori contemporaneamente, insieme a ciò che il testo, che la battuta dice, anche quello che la battuta nasconde. No? E molto spesso ciò che la battuta nasconde anche agli occhi dello stesso personaggio che parla. Ma se la tua carica dovesse importarti più di te, della verità, perché solo quella è in gioco. E allora è meglio che lasci perdere, Flint, che non ti schieri dalla mia parte. Dalla tua parte? Ma dalla parte della verità? Della giusta causa? In fondo si tratta sempre dell'eterna lotta della luce contro le tenebre. Questo sa veramente di frase fatta. Comunque vada a finire, io non riesco a immaginare morte migliore che per una giusta causa. Madame. Vai, piano. Tutto in
Ronconi, anche il costume, anche il colore, anche il tessuto, anche il taglio, corrisponde a una logica di messa in scena, al fatto che sia pertinente a qualcosa, quindi quasi drammaturgico. La scelta che è stata fatta credo sia quella proprio di rappresentare un interno, uno spaccato di interno in CinemaScope. Noi stessi, guardando le prove, a volte avevamo l'impressione appunto che dalla scena e dalla proporzione che aveva la scena appunto uscissero i personaggi, quasi sembrare un libro animato, guardando proprio la singola persona in rapporto a quello che aveva con sé, quindi un tavolo, una libreria, e vedere quanto si staccava magari dai fondi. Questa striscia di scena che è come uno spezzone di una pellicola lunghissima, per cui quelli delle prime file devono fare così e così. Oggi stesso è convocata la seduta per le dimissioni, ma posso fidarmi di te, Schreiman? Beh, mi permetto di considerare un po' strana questa domanda. Dai, smettila, non siamo più studenti. Ma tu ti puoi sempre fidare di me quando abbiamo la stessa opinione. E siccome per fortuna è quasi sempre così... Oggi potresti avere qualche scrupolo a schierarti dalla mia parte se saltano fuori certe questioni? Ma te l'ho già detto una volta, Carlo Ebenwald, che il caso, ma non implica affatto a mio parere un giudizio di marca religiosa o confessionale, ma una valutazione basata sui principi della buona educazione. Quindi, anche se io fossi un ebreo nazionalista, prenderei posizione, in questo caso, contro Bernardi. Beh, prescindendo da tutto ciò, io mi permetto di sottolineare, ancora una volta, che io sono tedesco, né più né meno di te. Schreiman è un convertito, e ovviamente i vogliono essere più realisti del re. Devono a tutti i costi cercare di dimostrare che loro oramai non hanno più nulla a che fare con l'ebraismo. Ci sono gli ebrei che si alleano anche coi potenti cattolici, quindi è molto sottile la cosa. E la guerra è proprio una guerra di religione, non c'è niente da fare. Per cui molto spesso i nemici degli ebrei sono gli ebrei stessi. Non devi dimenticare, caro Schreiman, che all'università, anche dopo, io sono sempre stato un capo dei nazionalisti tedeschi di stretta osservanza, e tu sai cosa significa? Agli ebrei non si dà mai soddisfazione, e neppure ai mezzi ebrei. Buonasera, signori! Lo sapete già, il consiglio d'amministrazione ha rassegnato le dimissioni. Per questo siamo qui. Insomma, io sono il portatore dell'antisemitismo, ma all'interno di questo suo antisemitismo, come tutti gli altri personaggi, lui agisce convinto di avere ragione, ma non convinto di avere le proprie ragioni, convinto di aderire a una visione del mondo che è quella legittima e quella da sostenere. Vorrete ammettere, signori, che questa campagna di odio contro Bernardi sia priva di ogni legittima giustificazione? Non so nulla di campagne di odio. Ah, lei non sa. Va bene? Bene, bene. E che suo cugino, Ottokar Ebenwald, ne sia il portabandiera? Anche di questo lei è all'oscuro. Io vorrei proprio pregarla. Ma no, ovviamente non voglio confonderla col suo signor cugino. Lei giustamente rifiuterà ogni collusione. Sta di fatto che proprio in questo caso il suo signor cugino, dopo un brillante inizio di carriera come nazionalista tedesco, difende ora gli interessi dei clericali. E lei non è affatto clericale, Ebenwald. Lei è tedesco, un vecchio studente tedesco. Quali sono in effetti le virtù tedesche, Ebenwald? Coraggio, fedeltà e forza di carattere. Ho dimenticato qualcosa? Non importa. Perciò io spero che lei sia della mia idea. Oggi offriremo al nostro Bernardi una solenne riparazione.
Flugfelder è un liberale, un direi adesso al giorno d'oggi si direbbe quasi un anarchico, praticamente. È uno che vede un po' di malocchio tutto quello che è Parlamento, discussioni politiche, non gli piace tanto, lui vorrebbe l'umanità, la forza, della forza della ragione, della persuasione, insomma tutto quello che è codificato gli dà un po' fastidio, ed è un grande amico e sostenitore di Bernardi, proprio quasi cieco, diciamo, in questo. Allora, consiglio di amministrazione si è dimesso. Il motivo, o meglio il pretesto, lo conosciamo tutti, perché sappiamo benissimo che il professor Bernardi, nell'impedire al sacerdote l'ingresso nella sala di degenza, ha agito obbedendo esclusivamente al suo dovere professionale. Noi tutti ci saremmo comportati come lui in un caso simile. Lei però non l'ha fatto mai. E se noi non ci siamo mai comportati così, ciò è dovuto alla eccezionalità della situazione in cui è venuto a trovarsi il professor Bernardi. Questa è una commedia di rapporti, di relazioni, di equivoci molto spesso che si stabiliscono fra i personaggi, no? Senza che loro se ne rendano conto. No, ecco, poi il lavoro principale è stato cercare di lavorare con gli attori in questa direzione. Io credo che sarebbe non solo un segno di assoluta ingratitudine nei confronti del consiglio d'amministrazione, ma anche e soprattutto un atto di spregio verso il nostro istituto se noi ci dichiarassimo solidali con il comportamento del signor direttore proprio nel momento in cui lui, certo senza cattive intenzioni, ma pur sempre in maniera sconsiderata, avventata, ha portato l'Elisabettinum sull'orlo del baratro, ripeto, sull'orlo del baratro, e per questo, contrariamente al professor Cyprian, no, io non solo sono contrario a una dichiarazione di fiducia verso il professor Bernardi, ma propongo una mozione e che esprima in maniera adeguata il nostro rincrescimento per l'accaduto e il nostro biasimo per il comportamento del signor direttore verso il reverendo. E propongo inoltre che tale risoluzione venga comunicata nella maniera dovuta al consiglio d'amministrazione, aggiungendovi la richiesta di ritiro delle dimissioni. Scheiman! Non è un battibecco. Tu quando lo leggevi dicevi, questo è un battibecco. No, è sempre un'altra cosa, più bella, più importante, più profonda, che alla prima lettura uno non riesce a evincere, però poi c'è Ronconi apposta. Signori, ci sono due mozioni, la prima è del professor... Signori, vi vengo ora dal Parlamento, la risposta all'interpellanza c'è già stata. Verrà aperta un'inchiesta contro di te per vilipendio della religione. Il ministro ha parlato dei grandi meriti del nostro direttore, sottolineando espressamente che secondo lui nell'accaduto non era riscontrabile alcuna intenzionalità. E già a questo punto ci sono state interruzioni. Sì, se fosse vero, l'università in mano agli ebrei e simili. A quel punto il ministro è in qualche modo uscito dall'argomento, apparendo nervoso e disorientato, e ha concluso improvvisamente, sono convinto che lui stesso doveva esserne stupito, comunicando che, come ho già detto, avrebbe sollecitato il suo collega, il ministro di giustizia, a valutare se non fossero rilevabili gli estremi necessari ad avviare contro il professor Bernardi un'inchiesta per vilipendio della religione. E qual è stata la reazione della Camera? Diversi applausi e nessuna contestazione. Voleva in scena degli individui, non voleva dei tipi, voleva degli individui e gli individui dovevano
gli individui devono passare attraverso l'umanità di chi interpreta i ruoli. E su questo lui è stato molto preciso, è stato, ha molto insistito. E poi non voleva che tutte queste parole diventassero una chiacchiera. E voleva che tutto fosse sostenuto e che si potesse raccontare molto di più di quello che le parole dicono. Che enorme menzogna si cela nel voler considerare questo caso non da un punto di vista esclusivamente umano. E chi altri è colpevole se non proprio quelli che hanno perfidamente deformato e poi reso pubblici i fatti? Chi altri se non quelli, signori miei, che hanno tutto l'interesse a dimostrare che c'è qualcuno che offende i sentimenti religiosi? E se non ci fossero l'arrivismo, il parlamentarismo, l'umana bassezza, in una parola, la politica, sarebbe mai stato possibile trasformare quel fatto in uno scandalo? È uno di quegli spettacoli dove Luca, il Luca delle meraviglie, dei colpi di scena, delle macchine, si è tirato un po' indietro. E c'è soltanto il Ronconi dell'approfondimento dei personaggi, quindi è un testo da attori dove ci lascia la libertà, non lascia nessuna libertà, ma comunque siamo attori che recitano e che si divertono a farlo, insomma, ecco. Quanto? 2 mesi. 2 mesi? Nonostante la deposizione del parroco, è possibile. Il pubblico si identifica, cioè esce, come dire, identificato con l'eroe buono che vede in Bernardi, non rendendosi conto che probabilmente quella superbia, quella testardaggine, quella vanità, quell'orgoglio che muove Bernardi, e quindi quel rifiuto dell'alterità è proprio quello che determina poi il conflitto fra gli uomini e la possibilità che una maggioranza respinga una minoranza. L'abbiano già trattenuto. Arriverà di sicuro col dottor Goldenthal. Come? Si porta dietro quello lì. Non possiamo fare a meno del difensore nel nostro incontro di oggi. Forse avremmo dovuto fare a meno di lui fin dall'inizio, è vero? Ma cosa avete contro l'avvocato Goldenthal? Ha parlato egregiamente. Forse non ha osato abbastanza. Verissimo. Goldenthal si è comportato da disgraziato, come del resto c'era da aspettarsi. In che senso? Un battezzato! Sua moglie va in giro con una croce grossa così! Da che cosa sono mosse le azioni? Sono mosse da opinioni, convinzioni, eccetera, oppure da qualcosa di più profondo che non è neanche tanto facile sondare, ossia che cosa sono veramente i moti psichici dell'individuale. La prego. Buonasera, signor professore. Una visita di condoglianze, reverendo? No, non direi. Sentivo il bisogno perentorio di parlare oggi stesso. In tribunale ho espresso la convinzione che lei non avesse intenzioni ostili contro di me o contro ciò che rappresento. Ora però mi sento obbligato ad ammettere, signor professore, che nel caso particolare, mi capisca bene,
Signor professore, in quel caso particolare, lei ha agito in maniera assolutamente corretta nella sua qualità di medico, e che lei, nel complesso dei suoi doveri, come io nel rispetto dei miei, non poteva agire diversamente. Ho capito bene. Lei ammette che ho agito con correttezza, che non potevo agire diversamente. Che lei, come medico, non poteva fare diversamente. Se questa è la sua opinione, reverendo, devo dire che poche ore fa lei ha avuto un'occasione migliore. Eh sì, forse l'unica occasione giusta per esprimerla. Che non fosse la mancanza di coraggio a chiudermi la bocca, non c'è bisogno che gliela assicuri, altrimenti perché sarei qui? Signor professore. Cosa? Allora? Voglio dirglielo. Ciò che mi ha fatto tacere in tribunale è stata l'improvvisa intuizione guidata da illuminazione divina, che io, con una sola parola, avrei potuto nuocere in maniera irreparabile a una sacra. Sì, per me è la più sacra di tutte le cose esistenti. È come se fossero due entità simili e contrapposte allo stesso tempo, che attuano un loro percorso di introspezione. Io non riconosco una verità maggiore di quella della mia chiesa, signor professore. Allora, è stato Dio a chiudere la bocca. E ora Dio la manda da me per farle confessare quello che davanti al tribunale lei non poteva rivelare. Bisogna dire che vi rende la vita facile il vostro Dio. La cosa più difficile durante la prova, che non mi riusciva fino alle ultime prove, era questa cosa di non rispondersi, di non parlarsi veramente, quasi solo di fraintendersi. Non dovevo farle una confessione? Dovevo solo liberarmi da un dubbio, signor professore, di cui non ero affatto cosciente prima di entrare in questo luogo. Ora però si è sciolto. Nella mia anima penetra la chiarezza. E quello che prima ho ammesso davanti a lei, signor professore, devo a malincuore ritrattarlo. Lo ritratta? Ma io l'ho già preso per buono, reverendo. Ma non vale più, perché adesso so bene, signor professore, che lei non aveva il diritto di allontanarmi dal letto di quella malata. Eh? Lei no. Altri forse avrebbero potuto in un caso simile, ma lei non appartiene a quelli. Ora lo so. Se crede che sia stato un suo dovere professionale o la sua umana compassione a impedirmi di entrare nella sala di degenza, sono convinto che lei, nel migliore dei casi, si illuda. Quella compassione, quel senso di premura professionale, sono soltanto dei pretesti, forse non del tutto coscienti, ma nient'altro che semplici pretesti. Cinise si compiace di pensare alla, alla insondabilità delle ragioni profonde, per cui alcune situazioni estreme e determinanti dell'esistenza vengono, delle decisioni vengono prese. Da che cosa si è in quei momenti realmente mossi? Il vero motivo sta nel fondo della sua stessa natura. Si sente proprio la paura dei due personaggi di addentrarsi dentro, anche se c'è il desiderio, forse anche di avvicinarsi, forse di toccarsi, forse di unirsi,
però si sente questa profonda differenza fra i due, questo anelito a trovare un punto di contatto, e in questa cosa diciamo che c'è un confronto quasi affettuoso nel conflitto, di rispetto, di lotta ma di rispetto, e qui escono tutti e due praticamente sconfitti. E ora mi accorgo che proprio come oggi, anche allora, dal suo comportamento, da ogni sua parola, sprizzava solo quella ostilità così profonda e insormontabile che le persone come lei non riescono mai a trattenere. Ostilità? Continua a ripeterlo. E se anche fosse, ciò che mi è successo nel corso di queste ultime settimane, questa campagna di odio che lei stesso ha definito menzognera, sleale, tutto questo non potrebbe forse giustificare a posteriori quella che lei chiama ostilità? Il sacerdote va a cogliere proprio un nervo scoperto. Lui la chiama ostilità. In realtà quello che divide queste due religioni, due persone ma due religioni, è qualcosa di veramente più profondo che in quella scena si cerca di chiarire, ma non lo si chiarisce fino in fondo, perché l'abisso che c'è è veramente qualcosa di inconoscibile. Ma per esprimere ciò che ci divide e che forse dovrà sempre dividerci, reverendo, la parola ostilità mi sembra troppo misera, troppo esile. È qualcosa di più profondo, penso, e di più disperato. Ma quando la distanza fra due uomini è così insuperabile, così abissale, come fra noi due, che siamo forse entrambi liberi da ostilità, allora le cause devono essere ben più profonde. Tra la fede e il dubbio c'è sempre una possibilità di comprensione, non però fra l'umiltà e... Lei non fraintenderà la mia parola se ricorderà le sue precedenti espressioni. Non però fra l'umiltà e la presunzione. Qui sta il punto. Presunzione! Dio, che l'ha creata così umile, e me, così presuntuoso. Questo Dio incomprensibile avrà avuto i suoi motivi. Oltre l'abisso, reverendo? Non ci faccia guardar giù per un momento. Stia bene, signor professore. Una delle commedie più belle e più profondamente estinte, si intitola proprio Terra Sconosciuta, Svitland. E questo territorio sconosciuto è proprio quello di quella, è un territorio che noi in Italia possiamo chiamare psiche, quello che i francesi non hanno questo termine, chiamano esprit. Voglio liberarmi da questa storia, è l'unica cosa che per ora mi interessi, anche se per me significherà la prigione. Il mio compito è guarire la gente.
E qui Imperial Regio Ministero per la Cultura e la Pubblica Istruzione? No, consigliere Winkler. Professore Ebenwald, non ancora, forse tra una mezz'ora. No, Sua Eccellenza non andrà in Parlamento prima dell'una e mezzo. No, su questo purtroppo non posso darle notizie precise. In ogni caso, non per telefono. Sarà mio piacere i miei omaggi. Il personaggio che interpreto è il personaggio del consigliere aulico Winkler. La comicità, l'umorismo, che non è l'ironia o il sarcasmo, in qualche modo è come un, per quanto riguarda il professor Bernardi, è un, come mi si consenta l'espressione, un filo rosso che percorre tutta la trama drammaturgica di questa pièce. Qui nel quinto atto si scatena di più e ovviamente diventa evidente, questo filo rosso diventa il rosso predominante, se vogliamo usare le immagini. Spiattellare apertamente le proprie opinioni è tipico dei dilettanti in politica. Suona sempre male esprimersi con il tono passionale delle convinzioni personali. Anche in politica fa effetto. Il contrappunto! Il contrappunto! Finché non arriva qualcuno, eccellenza, con una bella melodia da proporle. Non male, fuori di metafora. Torniamo alla realtà. Ma lei crede veramente, ma caro consigliere, che il popolo oggi sia così maturo? Ma sarà mai maturo? Per poter fare a meno della religione. Per come la intendo io, la religione, eccellenza, la si impara meglio nelle altre ore che in quella di religione. Ma caro consigliere, lei è anarchico o no? Sì! Sì, eccellenza. Quando si è impiegati statali, si ha una sola scelta. O si è anarchici, o si è idioti. Ecco, il mio personaggio forse doveva contenere tutte queste cose, consapevolezza del disagio del vivere, e del vivere dentro una società contraddittoria. E quindi alla fine sarà lui a quasi redarguire in qualche modo Bernardi. Io colgo questa occasione, Bernardi, per felicitarmi con te della fine della tua detenzione. Purtroppo non mi è stato possibile, nella mia posizione ufficiale, farti sapere in maniera adeguata quanto mi abbia sorpreso il risultato del processo, ed è per questo che sono lieto di poterti essere utile adesso, a casa, con qualche favore. Più che naturalismo io parlerei proprio di realismo, cioè questo spettacolo sembra un film, ma non perché recitiamo come in un film, il risultato è quello che come vedere un film, ma in realtà lo recitiamo in palcoscenico, quindi è tutto estremamente appoggiato, estremamente, ogni pensiero è estremamente diversificato, ma molto, molto, come dire, molto recitato. Non avevo altra scelta, come mi accorsi fulmineamente, in quell'istante. Lo gettarmi nel baratro, con te. E commettere così un crimine contro la mia persona, la mia missione, forse lo Stato che ha bisogno dei miei servigi. Oppure abbandonare un uomo che in ogni caso era già perduto. Ma allo stesso tempo avere la possibilità di costruire nuovi istituti scientifici. Riformare l'ordinamento universitario secondo parametri consoni allo spirito moderno. Migliorare la salute pubblica. Condurre in porto. Perlomeno preparare tutte quelle riforme in ogni campo che come tu stesso un giorno sarai disposto ad ammettere. Ma quelle valgono molto di più di 2 mesi di galera non troppo dura. In realtà si rivelano dei piccoli uomini questi medici che dirigono la clinica e questi politici che poi hanno alle loro spalle anche una carriera universitaria. Sono dei piccoli uomini in realtà. Ma in tutto il tuo comportamento io vedo, e sai, che da vecchio amico posso proprio dirtelo.
nient'altro che una tragicommedia della tua testardaggine. E mi permetto di dubitare che ti saresti comportato con la stessa coerenza se oggi in Austria si andasse al rogo come un tempo. Il tema della commedia, secondo me, è proprio questa impossibilità a trovare un terreno vero comune per capirsi tra gli uomini. Questo è, io avrei detto la commedia delle vanità. Bernardi non è per niente un eroe, no. Sono gli avvenimenti esterni che lo fanno diventare tale. Per poter ritrovare il rispetto di me stesso, ma io devo assolutamente sfuggire a tutto il chiasso che si sta preparando solo perché la gente a poco capisce che io avevo ragione. Professore, ma che cosa le viene in mente? Ma mai nessuno è diventato famoso perché aveva ragione. Lo diventa solo se ha qualche partito politico, sta bene che lui abbia ragione. Tra l'altro, professore, lei si illude di avere ragione. Come? Signor consigliere, è un'illusione. Abbiamo visto insieme tante tesi. Abbiamo visto i quattro atti, ognuno con una sua atmosfera diversa. Il potere, il gioco del potere, la politica, la morale, l'etica e via dicendo. Più la psicologia, l'arrivismo. Ma sarà vero? Insinua il tarlo del dubbio. Ma scusi, cosa? Che cosa credeva di risolvere, mio caro professore, risparmiando a quella povera malata l'ultimo istante di paura sul letto di morte? Ma lei dimentica, signor consigliere, come quasi tutti del resto, che io non volevo affatto risolvere nessun problema. Io ho solo fatto, in un caso particolare, quello che mi sembrava giusto. E qui sta l'errore. Ma se si facesse sempre il giusto, o meglio, se un bel giorno ci si sveglia e si comincia a fare quello che si ritiene giusto, senza pensarci, si va avanti così tutto il giorno, prima di cena si è già in galera. Posso dirle una cosa, signor consigliere? Lei, nel mio caso, avrebbe agito proprio come me. È probabile. E sarei stato, mi permetta, professore, una bestia come lei. Io sono molto sofferente dopo questo spettacolo, perché sento che non è cambiato niente e mi fa mal sperare per il futuro, perché se noi riconosciamo che vedendo questo spettacolo ci si rende conto di come poco sia cambiato, di come contemporaneo sia tutto quello che noi vediamo, allora, siccome lo spettacolo è del 12, nel 15 c'è la prima guerra mondiale e nel 45 la seconda, dovremmo aspettarci che qualcosa del genere succeda anche da noi. Indubbiamente ti sembra di riconoscere qualche cosa, quindi se c'è un processo di riconoscimento vuol dire che c'è una somiglianza. La mia religione mi impone, signor professore, di amare anche chi mi odia. E la mia, reverendo, o magari ciò che ha preso il suo posto nel mio animo, mi impone di capire anche quando non vengo capito.